Renato del Garda si appresta a vivere la sua fiera di neonato, ne parliamo in novembre, ma si sa che i preparativi occupano degli spazi, ne parliamo volentieri col dottor Roberto Tardani, sindaco del comune di neonato, della città di neonato e medico. Poi parleremo anche di sanità e di altre cosette varie. Sindaco, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, Fiera di Sant'Antonio, so che ci sono delle limitazioni, però la volontà è quella di portarla avanti. L'anno scorso ovviamente non c'è stata edizione, è stata recuperata in parte con un piccolo segno, ma insomma forse quest'anno ce la facciamo, sindaco? L'anno scorso abbiamo fatto proprio davvero un piccolo segno della festa di San Giovanni Battista, che è il nostro patrono, anche se la tradizione non attese è sempre legata in maniera importante a Sant'Antonio e alla sua fiera. Quest'anno ripartiamo, è un po' una rinascita e una ripartenza, la 64esima edizione della fiera. È chiaro che abbiamo impostato un tipo di lavoro legato al fatto di tutte le restrizioni legate al Covid, quindi con tutte le necessarie limitazioni. Non utilizzeremo spazi al coperto come palazzetti dello sport o meno, perché la nostra non è una fiera in cui uno paga un biglietto, un ingresso o meno, ma è una fiera libera in cui le persone passeggiano all'interno degli stand, e quindi se facevamo in condizione del palazzetto dello sport avremmo dovuto mettere il Green Pass, la prenotazione obbligatoria, quindi diventava impossibile. Quindi cerchiamo di utilizzare tutti gli spazi esterni, e verranno fatte probabilmente delle cose limitate al chiuso su appuntamento, ad esempio sul discorso vitivinicolo, e stanno impostando, secondo me, una bellissima condizione di esposizione dei nostri produttori, dei nostri vini, del nostro territorio, che sono molto importanti, così come si sta studiando un importante convegno enoturismo, in cui lega davvero la produzione del vino al turismo, e anche questo sul nostro territorio del Lago di Garda ha due connubi importanti, perché il turismo e le culture, i nostri vini sono davvero una cosa molto importante. Quindi si sta lavorando. Io prendo l'occasione per ringraziare il Comitato Fiera, che è tutto volontario, che si sta davvero impegnando. Ho ribadito questo concetto nella prima riunione: non ci sono collocazioni politiche, nel senso che davvero si stanno lavorando tutti quanti assieme. Diciamo che, riprendendo, lo spirito del Covid ha ulteriormente rafforzato questo modo di stare assieme, di impegnarsi per la comunità, e già la Fiera di Sant'Antonio è sempre stata per noi donatesi un elemento importante, e ancora quest'anno il fatto di ripartire ci rende davvero orgogliosi della nostra fiera e uniti nel cercare di fare al meglio questo tipo di evento. Ecco, Sindaco, mi hai anche inserito un argomento che non avevo previsto, turismo. Turismo, Leonato del Garda vuol dire anche turismo, una fetta di territorio arriva sul lago di Garda, è sempre arrivato, forse tempo fa pochi lo sapevano che Leonato, grazie anche a Maguzzano che fa dal confine, arriva sul lago. Turismo, Sindaco, permettimi così di dire la mia impressione è che si fa un po' poco per far conoscere Lonato al di fuori dei confini. Io qualche giorno fa, io con Luca abbiamo fatto un servizio televisivo per quanto riguarda Sant'Antonio, la chiesa di Sant'Antonio con i suoi volontari, così come la Madonna del Corlo, un'altra chiesa meravigliosa, la chiesa di San Zeno, forse la più antica chiesa di San Zeno. E la Fondazione da Como, ma poi ce ne sono tanti elementi che andrebbero fatti conoscere forse un po' di più. Sai, io sono un gardesano, sono un neonatese doc e al mio paese ci tengo, abito a Maguzzano, un altro luogo interessante, importante. Si potrebbe fare qualcosa di più? Ma sai che sempre si può fare qualcosa di più, anzi si deve fare qualcosa di più, perché è importante, specialmente per noi che abbiamo la guida della città, andare in questo senso. Tu sai che noi abbiamo fatto un gran lavoro in questi anni in collaborazione con la nostra fondazione, che è davvero un fiore all'occhiello importantissimo, ma non di Lonato, ma di tutto il territorio gardesano e anche della città. Chi viene a visitare la nostra fondazione indubbiamente rimane stupito dalla bellezza, ma ci sarebbe a spiegare. Devo dire che abbiamo più visitatori stranieri o conoscitori diversi che bresciani. È una riflessione che facciamo assieme proprio in fondazione. Però
Sono stati fatti davvero dei passi avanti in questo senso. Basti pensare che prima del Covid l'afflusso di visitatori alla fondazione era di 80.000 persone, con tutta una serie di eventi importanti, dalla festival del circo contemporaneo della strada, dai fiori in rocca. Poi noi abbiamo legato praticamente la fondazione come motore anche delle altre caratteristiche turistiche importanti, c'è cioè la Fornace Romana. Abbiamo ottenuto, abbiamo pregato vari progetti, tanto è vero che adesso partono e sono partiti, alcuni sono partiti ed altri partiranno, sono stati finanziati. Abbiamo ottenuto dei fondi europei dal GAP per lo sviluppo turistico, adesso è pronto l'Info Point che verrà inaugurato a breve in Cittadella. Finalmente dopo 10 mesi la sovrintendenza ci ha approvato definitivamente il progetto di restauro della nostra torre e di creazione all'interno della torre di un museo civico legato proprio alla torre che ha avuto un finanziamento europeo. Tu sei di Maguzzano, abbiamo vinto un finanziamento anche per la ristrutturazione parziale della scuola che c'è a fianco dell'abbazia, che sarà sede di un museo dei vini, dell'olio, del Garda, così come punto di riferimento anche del cicloturismo. E quindi di questo siamo davvero felici. Abbiamo ottenuto poi una cosa da poco e devo dire che mi ha dato una grande soddisfazione. Noi abbiamo un progetto che era stato fatto in collaborazione con l'Università di Brescia per il recupero della cittadella, delle case della cittadella, che per chi non è di Lonato sono delle case che sono al di sotto della Rocca di Lonato, che era stata studiata per fare un albergo diffuso. Abbiamo appena vinto, la cosa mi ha meravigliato, abbiamo vinto un finanziamento che ci permetterà di ristrutturare non del tutto ma parzialmente molti immobili della cittadella, proprio rivolti a finalità per poter ospitare artisti, artigiani, pittori, scrittori, proprio per rilanciare dal punto di vista turistico questo nostro paese. E tieni conto che la cosa che mi ha dato grande soddisfazione è che per poter, diciamo, accedere al bando viene fatta una graduatoria e assegnato un punteggio. Lonato era al primo posto, nel senso è stato finanziato, ma è stato il miglior progetto al primo posto come punteggio di tutti i progetti in tutta la Lombardia presentati. Quindi questo ci riempie davvero orgoglio, però stiamo andando davvero in questa direzione, ne siamo convinti. E adesso, ad esempio, sai, io ho partecipato l'altra settimana. Colgo l'occasione per ringraziare ancora la Fondazione Università di Brescia, in cui è stato fatto un accordo tra Fondazione Università di Brescia perché l'università farà un progetto per il recupero strutturale e funzionale di tutto il nostro castello, che è un castello bellissimo, una fortezza bellissima, e anche quello ci permetterà di avere a disposizione dei progetti da poter utilizzare per poter chiedere proprio dei fondi per la sistemazione definitiva. Quindi, diciamo che c'è sempre bisogno di fare di più, dovremmo darci da fare ancora di più, però siamo secondo me sulla strada giusta e questi finanziamenti ottenuti per circa 2 milioni e mezzo di euro ci stanno dando ragione in questo senso. Tocchiamo il lato più triste di questi momenti, questo Covid, e tu ci avevi abituato tutti i giorni a darci, diciamo, un bilancino della situazione. Mi sa che se andiamo avanti così, questo bilancino ritorna. Devo dire che purtroppo io avevo smesso fortunatamente e mi ero interrotto di fare questo messaggio serale in cui tenevo informato i miei concittadini sulla condizione del Covid. L'avevo fatto tutte le sere per 2 anni in maniera consecutiva e ricomincio a farlo da stasera. Noi siamo in una condizione di ripresa della malattia. A stasera i dati che mi hanno appena comunicato ATS sono di 50 miei concittadini lonatesi che sono messi in isolamento obbligatorio, vuol dire che sono positivi al Covid. Abbiamo avuto una serie di focolai soprattutto nei bambini, abbiamo 2 classi elementari, una classe della scuola materna dell'infanzia che sono messi in quarantena e questo ha innescato. Devo dire che è un qualcosa che, vedete, dai dati nazionali ci si aspettava, nel senso che con la ripresa delle scuole, con la stagione più fredda, che questo virus girasse, diciamo, è abbastanza scontato. Questo ha comportato però il vantaggio che almeno in questa fase, siccome l'adesione alle vaccinazioni è un'adesione che è stata fortunatamente importante, e anche la nostra popolazione è ampiamente in media perché all'83% complessivamente
dei neonatesi si sono vaccinati con puntate più alte nelle categorie più avanti con l'età, però questo ci sta rendendo il fatto che comunque no, che i vaccinati che vengono, che possono essere anche colpiti dal Covid, però lo fanno in maniera molto leggera, comunque a volte non se ne accorgono e questo non li comporta il fatto di essere ricoverati in condizioni più serie. Devo dire, Ecco. lo aggancio a questo, che noi abbiamo anche aderito alla richiesta che ci ha fatto SST di prorogare. Noi abbiamo l'hub vaccinale che serve tutto il Basso Garda, Montichiari. Ci è stato chiesto, pensavamo di chiudere l'hub vaccinale al 31 di dicembre e di spostarlo in uno spazio più ristretto, sempre neonato, con 4-5 linee. Però l'indicazione che è venuta dal governo di fare la terza dose in maniera importante, ad esempio dal 1° di dicembre la terza dose la potremmo rifare dai 40 ai 59 anni, ma l'indicazione è quella poi di portare anche le altre categorie in tempi brevi, ci ha indotto ad accettare questa idea che il nostro hub, che ha 15 postazioni per le vaccinazioni, deve rimanere aperto. Chiederò un sacrificio ulteriore alle nostre polisportive, però penso che sia fondamentale pensare alla salute pubblica, alla salute di tutti i concittadini, e quindi adesso cominceranno anche dalla prossima settimana ad essere aperto ancora 7 giorni su 7, con giornate anche il pomeriggio, proprio per cercare di coprire più velocemente possibile il richiamo a tutta la popolazione. Ecco, io l'ho frequentato questo hub e ho visto la professionalità, la serietà e la disponibilità anche dei volontari, ma vorrei tornare indietro un attimo. Scusa Roberto, tu sei sindaco, ma sei anche un medico, e hai quei 50 casi, ma possiamo parlare di incoscienza? Non so se tu puoi parlarmi, me ne hai accennato prima nel nostro incontro. La casualità non è tanto casualità, io credo che sia. Non voglio dire parolacce perché non è nel mio stile di dire parolacce, però insomma, incoscienza, menefreghismo, mi parlavi di quella No, la cosa mamma, più importante possiamo secondo me accennarne? forse anche se... No, io infatti questa sera l'indicazione dei dati non li do solamente per dare i dati dei positivi nel senso numerico, ma proprio per incitare le persone a rialzare la guardia rispetto all'utilizzo della mascherina, di evitare assembramenti in condizioni specialmente al chiuso, di lavarsi spesso le mani, di evitare, come purtroppo è successo, che magari se porti un bambino che ha la febbre ed è raffreddato e lo porti a una festina, questo ha contaminato e ha innescato, diciamo, un focolaio contaminando una serie di amichetti. Quindi l'importante è ritornare all'attenzione. Io devo dire che ho fatto una riunione 3 giorni fa anche con tutte le forze di polizia. Quindi noi stiamo riattivando tutti i servizi a supporto della gente che ne ha bisogno, però ho fatto fare anche una circolare ricordando anche a tutti i gestori che, devo dire, al 90% sono collaborativi, hanno sempre in maniera osservato, però magari sai adesso uno ha la sensazione che stiamo decisamente meglio, siamo vaccinati, si possa fare ancora tutto senza l'attenzione. Invece questo non va bene, dobbiamo continuare a stare comunque attenti e manderò carabinieri, polizia locale o meno a fare controlli, perché anche nei locali, nelle cose o meno, gli assembramenti e l'ingresso senza mascherina o senza controllo del Green Pass sia assolutamente interdetto. Tra l'altro, Lonato ha avuto un locale, avete chiuso il locale per 2 o 3 settimane, mi sembra. Ma devo dire, sai, noi, io se torno indietro a vedere questi 2 anni, abbiamo avuto dei momenti anche di grande difficoltà, specialmente 1 anno e mezzo fa, nel convincere alcune condizioni di sicurezza. Purtroppo qualcuno va avanti in maniera scriteriata, però penso che sia giusto e sia corretto ricordare a tutti che le regole vanno comunque rispettate, perché la salvaguardia della salute collettiva è un bene primario per tutti. Ma scusa, poi cambiamo argomento. Quando una persona entra in un bar per bere un caffè e mette la mascherina, fa il Green Pass, fa tutte quelle cose lì e si trova davanti il barista senza mascherina, cosa gli deve dare? Un cazzotone, scusa il termine. Beh, dal punto di vista, allora, la prima cosa che deve fare è non tornare più nel bar, nel senso che gli crea un danno economico perché è giusto andare nel bar. L'altra cosa che deve fare è mandare un messaggio, telefonare in comune per segnalare questa negligenza. Bene, cambiamo argomento e andiamo sui giovani, sindaco. I giovani, sai che nel mio
nelle mie così cose, penso sempre a quel centro sportivo che dovrebbe venire realizzato a Lonato. Qualche giorno fa ho intervistato il presidente Aferalpi Giuseppe Pasini e abbiamo accennato anche con lui a questa realtà. Mi dice: noi siamo pronti, quando il comune vuole siamo pronti. Sindaco, sei pronto? No, tieni conto che, siccome sai, questo qui ci stanno sollecitando in molti. Diciamo che qualcuno non pensa o pensa sempre che non ce ne stiamo occupando, che non diamo risposte, poi a volte si innesca anche la polemica politica. Devo dire che questo è un piano attuativo di origine privata. Allora, si sono incontrati oggi, perché stanno puntualizzando di lavoro. Io sono, siamo praticamente al 90% del dato burocratico e siamo particolarmente pronti. Oggi è stato un incontro con i tecnici delegati da Feralpi. Io auspico e spero proprio che si possa fare entro la fine dell'anno l'approvazione definitiva del progetto. È un progetto che all'incirca questo qui definitivo, perché che abbiamo, posso dire, abbiamo spacchettato le due cose, nel senso, in un progetto iniziale noi pensavamo di fare piscina e campi da calcio. Poi i costi della parte della piscina sono stati erano eccessivi. Adesso stiamo pensando di portare avanti la piscina in maniera separata e i campi da calcio in maniera autonoma. Saranno quattro campi da calcio con un importo più o meno complessivo di 4 milioni e 800 mila euro. Quindi sono preciso, perché oggi ho appena fatto una riunione con i dirigenti rispetto a questa cosa qui, questo dovrebbe essere un qualche cosa che viene definitivamente acclarato entro la fine dell'anno. Stiamo aspettando però anche il progetto della piscina, perché quella la finanzieremo in una modalità diversa rispetto al progetto finanziario in cui facciamo i campi, e su quello speriamo molto, una volta per il progetto, di poter anche andare ad intercettare, questo vale anche per i campi, tutti quei finanziamenti che adesso il governo sta mettendo sul piatto anche per i centri sportivi. Quindi noi, il fatto di avere progetti pronti ci potrebbe permettere davvero di finanziare. Noi, ad esempio, quello dei capi stiamo pensando di finanziarli con un mutuo, però possiamo anche intercettare dei finanziamenti nazionali. La mia speranza è questa, quindi di poter usare i fondi per altre cose. E la stessa cosa vale con la piscina, però non è un qualche cosa che si è perso o meno, ma non è semplice mettere in atto queste condizioni, e il Covid ha fatto anche lui la sua parte rispetto a questo tipo di ragioni. Però con Giuseppe Pasini abbiamo un ottimo rapporto, è una persona assolutamente seria e fidata, e quindi sono solo piccole situazioni tecniche, ma che sono mai in fase di arrivo. E soprattutto Pasini è sensibilissimo allo sport e ai giovani. Sindaco, Assolutamente. io ti ringrazio, ti saluto, ci sentiremo ancora prima della fine dell'anno per il periodo natalizio. A proposito, Natale, addobbi natalizi si faranno? Sì, abbiamo fatto le riunioni ad hoc che stiamo predisponendo insieme ai commercianti, una serie di iniziative anche insieme alla parrocchia, chiaramente col tenore, però sì, cerchiamo di vedere, sperando sempre che non succedano altre limitazioni a breve, però ci sono tutta una serie di eventi predisposti anche con la parrocchia, in modo tale i commercianti, per davvero mantenere vivo questo Natale. Non abbiamo detto le date della fiera. Beh, sai, Sant'Antonio arriva sempre a gennaio, se in questo momento mi coglie impreparato, mi sembra il 14, il 15, il 16 gennaio. Perfetto, saremo più precisi prossimamente. Ti ringrazio, speriamo che il Covid passi senza gravi conseguenze e ci lasci vivere un po' più liberamente. Rinnovo i complimenti a tutta l'organizzazione dell'Upgarda che sta lavorando a pieno ritmo, abbiamo visto tante cose e invitiamo a farsi questo benedetto vaccino, a fare il terzo richiamo, io lo farò domani sera. Ecco, sono anche abbastanza emozionato a doverlo fare. E quindi... Parli con uno che l'ha già fatto, dai. Quindi. Ma tu sei stato il primo a fare anche l'altro, il primo, L'ho sei fatto il sempre... 27 dicembre del 2000. Io il primo a fare il vaccino, e primo, poi ho fatto il richiamo a gennaio, quindi per me era già passato ampiamente Non per niente tempo. eri il primo cittadino, insomma, sei il primo cittadino. No, beh, lì era un gruppo di 60 medici al civile che aveva dato la propria disponibilità come medico, non tanto come sindaco, a dare l'esempio, chiaramente. Questa cosa qui lo chiamavo il vaccino, è stata una cosa interessante. Grazie Roberto Tardani, grazie e buona serata. Buona serata a voi, grazie.